Su, cantiamo tutti insieme, rossoneri ali, MILAN nel mio cuore, il Milan nel mio cuore, e per sempre rossonero io sarò. Su, cantiamo tutti insieme, rossoneri ali, MILAN nel mio cuore, il Milan nel mio cuore, per sempre rossonero io sarò. Buon pomeriggio ragazzi, finalmente ci ritroviamo. Spero vi sia piaciuto il video di stamattina da casa Milan. Spero di avervi portato un po' di Milan in casa, soprattutto per le persone che vivono lontane da Milano e che magari non riusciranno mai ad andarci. Quindi veramente stamattina era proprio dedicato a voi che siete più lontani, proprio per farvi capire la grandezza del nostro Milan e l'importanza della nostra passione. Ci sono un paio di cose da dire. Beh, intanto partiamo con l'iscrizione. Iscrivetevi tutti al canale, la campanellina per essere sempre aggiornati, pollice in su per il Tringa e doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, in descrizione il link PayPal per gli obiettivi e la crescita del canale. Niente, ragazzi, oggi hanno parlato i dirigenti, c'è stata una conferenza di tutti quanti. Praticamente, se fino a qualche giorno fa sembrava che si avessero tutti quanti le idee chiare, in questi giorni sembra, non dico il contrario, però che qualcosa sia cambiato. I giocatori di cui si parlava, tipo Milenkovic, questo, quell'altro, piano piano sembra che stiano sfumando tutti. Non sono preoccupato, perché non sono preoccupato, sono sicuro che se non arriveranno quelli ne arriveranno degli altri. Erano degli obiettivi senza dubbio, perché non è che erano cose inventate. I nomi che abbiamo fatto finora erano gli obiettivi che aveva il Milan, però io sono d'accordo con la dirigenza quando non vuole partecipare ad aste per i giocatori. I giocatori vanno pagati al giusto prezzo. Se si inseriscono altre squadre e il giocatore non dà il consenso immediato per venire al Milan, allora vuol dire che è un giocatore che col nostro progetto non c'entra niente, quindi meglio uno che voglia arrivare. Quindi cosa significa questo? Che può essere che chi era sul punto di partenza resti, come Calabria, e io devo dirvi la mia, a me Calabria non dispiace, sono contento. Ho più preoccupazione, ad esempio, per Conti rispetto a Calabria, perché se Calabria è quello che giocava con Gattuso e quello delle ultime partite, Calabria è un ottimo giocatore, se non ottimo, un buonissimo giocatore. Sicuramente arriverà Bakayoko, penso che sia quasi fatta, quindi stavano dicendo Aurier dovrebbe essere saltato. Vediamo un po' come sarà lì davanti. Si parla di questo Diaz dal Real Madrid, si parla di Oscar Rodriguez, sempre dal Real. Vediamo un po'. Io sono fiducioso, ragazzi, sono fiducioso, ma dall'altra parte, allora, Maldini ha detto che non vogliono illudere i tifosi. Però i tifosi ieri hanno parlato. I tifosi sono dalla parte della squadra, sono dalla parte della dirigenza. Gli striscioni che sono stati messi ieri, in pratica, in grandi linee, dicevano che i tifosi ci sono, che tutti insieme si può arrivare a raggiungere grandi obiettivi, insieme forti sempre, perché la squadra, i tifosi ci sono, ci saranno sempre, ma quest'anno non bisogna sbagliare. Quest'anno non vogliamo farci, vogliamo. Siamo fiduciosi, sappiamo che la squadra c'è, sappiamo che partiamo da una buona base, da un buon gruppo, ma quel poco che c'è da fare va fatto e va fatto bene. Questo in sostanza significava quello che c'era scritto sugli striscioni ieri, in sostanza era questo. Ci siamo, ma anche voi quest'anno dobbiamo impegnarci. Bisogna riconquistare questa Champions League, dobbiamo tornare a casa nostra. Niente, quindi un po' questo, non so cosa dirvi. Vi ho già detto che preferirei non fare nomi, perché comunque a oggi non ci sono sicurezze a parte quella di Bakayoko. E ci sarà il rinnovo di Çalhanoğlu in questi giorni,
su Rebic si vuole riscattare e Rebic e Thiago, sì, Thiago Silva e André Silva praticamente saranno due operazioni separate. E per quanto riguarda Ibrahimovic, ragazzi, Ibrahimovic arriverà, non ci sono problemi, io sono convinto che arriva. Non penso che bisogna avere un piano B perché Ibrahimovic è indispensabile. Se il Milan ha fatto quello che ha fatto è grazie a lui e a mister Stefano Pioli. Ha fatto crescere la squadra, l'ha portata ad un livello superiore. Quindi, ragazzi, non penso ci siano problemi. E è vero, ieri quando ho parlato un po' nervoso di Raiola, ma ce l'avevo con Raiola perché secondo me le esternazioni che ha fatto non sono giuste, non era il caso di farle. Però è anche vero che il Milan deve fare lo sforzo per Ibrahimovic, perché comunque i campioni in Italia guadagnano molto più di 7 milioni, quindi sarebbe avere un campione comunque a poco prezzo, perché tutti gli altri ne prendono 10, 12. È vero che è più grande degli altri, ma è anche vero che Ibrahimovic sposta le partite, sposta gli equilibri di una squadra, adesso più di quando è venuto al Milan la prima volta. Quindi stiamo sereni, Ibra ci sarà, non so quando arriva, ma ci sarà. Ora, niente ragazzi, ci sentiamo più tardi in live, farei una live in serata come al solito verso le 11. Scusate se non l'ho fatta ieri sera, ma ieri ero davvero stanco. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rossonero. I ragazzi hanno ripreso con gli allenamenti, quindi ragazzi, come vi dico sempre, la testa adesso è sul campo. Basta chiacchiere, la stagione è cominciata, la battaglia è inizio, bisogna arrivare concentrati all'inizio del campionato e ai preliminari. Vi darò le date delle partite amichevoli che farà il Milan e soprattutto da domani ci aggiorneremo tutti i giorni sugli allenamenti. Vi voglio bene, forza vecchio cuore rossonero, vi ricordo di iscrivervi al canale, spammate il canale che dobbiamo crescere. In descrizione il link per la PayPal, obiettivi canale e crescita canale. Vi voglio bene a tutti, ciao!